estivi. Ma visto che bravi, riescono a modificare, cambiare le regole della musica, cambiano tutte ma le davvero canzoni, di tutto e di più. Le facce, veramente bravi, bravi, bravi. Grande applauso agli effervescenti naturali. E io farei tra poco un grandissimo applauso invece all'amico Emilio Giordani di Radio Radio by Night, che ci lascia perché a mezzanotte sarà in diretta da Ciampino. Radio Radio by Night 104.5. Ciao Emilio. Grazie, parlate bene di noi e di questa serata, passate parola. Se ne usciamo vivi, vi raggiungiamo, ok? Se ne usciamo vivi, a dopo. Ce lo auguriamo vivamente, anche perché adesso sta per arrivare la seconda uscita, quella in abito elegante, quindi Miss Elegante. Ringraziamo anche la stilista per gli abiti che ha fornito alle ragazze, grazie ancora bellissimi, una volta. Bellissimi, adesso li vedrete, sono degli abiti stupendi, grazie Daphne, veramente. Un marchio che è proprio un elogio alla raffinatezza e all'eleganza. In questa seconda uscita si avrà modo quindi di mettere in evidenza talento, classe, raffinatezza e portamento. Iniziamo allora, come al solito, nome, cognome e numero. Numero uno. Però Paola, scusi, ma dobbiamo invitare sul palco Francesca, perché lei sarà la base musicale di questa sfilata con l'eleganza. Torna Francesca con le sue allieve, eccole! Grazie. Colonna sonora vivente di questa seconda uscita. Allora, passiamo noi un microfono per cantare, prego Fabio. Francesca, allora pronta ed iniziamo con la concorrente numero uno, Nina Ardovini. La numero 3, Stella Curzio. Numero 5, Shaila Di Giovanni.
Castellaneta. Allegria, è stupendo grido della princesa bocca se con la rabbia di amore. Allegria, come un assalto di felicità. Dello stupendo grido della princesa bocca se con la rabbia di amore. La numero 7, Michela Martinelli. La numero 9, Federica Arduini. Numero 11, Chiara Marinelli. Numero 13, Giusy Martone. Non so dove va. Non so come cercarti. Ma
14, Silvia Albi. La numero 15, Corinne Colli. Numero 17, Alessia Fiore. Numero 19, Valentina Angelelli. Serena Bertuzzi.
numero 22, Cristina Checchedi. Bravissimo, un applauso a Francesca e alle sue allieve, se lo meritano davvero. Brave ragazze, grazie. Complimenti. Grazie. E complimenti grazie. Davvero agli abiti, no Paola, veramente. Sì, devo dire che è stata proprio una passerella di grande intensità, di grande emozione, abiti bellissimi, le ragazze veramente straordinarie e poi le tre voci, proprio un canto delle sirene di grande, grande effetto. Complimenti a chi ha messo su questa coreografia, grazie. E grazie ancora a Daphne Moda e i suoi abiti, grazie veramente. Che rispecchiano proprio la moda del momento dell'estate. Allora, abbiamo toccato un po' tutti i settori, caro Fabio. C'è stata la musica, c'è stata la magia del cinema, la bellezza, l'eleganza, sfilate di moda. Manca una cosa, che cosa manca? Manca. Tuo forte, so che tu in quella disciplina vai forte. E quindi, ma chi te l'ha detta questa cosa, Paola? Voci di corridoio, guarda. Arriva la danza! Il ballo, è il ballo! Quindi facciamo posizionare subito il balletto che si intitola Loof Angels. Lo stile è di Bob Fosse e la musica è del musical Sweet Charity. Quindi la coreografia è di Angie Burleigh, insegnante e direttrice sportiva delle associazioni sportive dilettantistiche che opera nel mondo e quindi nel campo della promozione e diffusione della danza. Un'altra eccellenza del ballo. Prego, regia, musica, si balla. Le ballerine si chiamano Sara Silvestri, Claudia Santiventi, Noemi Torre, Giulia Piale e Flavia Abbondanza. We'll be right back.
E sì, applauso! Brave, bravissime! Complimenti ragazzi, ancora un applauso! Brave! Bene, Paola sta facendo cambio di abito, quindi tra qualche istante arriva sul palco. Dovrete approfittare di vedere me. Beh, insomma, non è una bella veduta, però questo passa alla casa, no? Grazie. Allora, facciamo un piccolo intermezzo. Le ragazze stanno indossando i costumi, quindi tra un attimo faremo la passerella con il costume. Io ne approfitto perché vorrei sentire in giuria il presidente, l'assessore Massimi. Vediamo un po' come sta andando la serata. Una battuta veloce da tutti. Gian Domenico, il microfono per favore della giuria. È aperto, lo dovete solo accendere, assessore. Prova. Ok. Bene, io penso che meglio di così non potrebbe andare. È una serata stupenda, l'organizzazione è eccezionale, come sempre, come fanno i San Martino, come fate voi. Questo deve essere solo l'inizio di una lunga serie di manifestazioni di questo genere. Dobbiamo cercare di valorizzare questa perla del territorio della Sabina, in particolare di Palombara, e tutte le altre terme ovviamente. Quindi mi sembra che le ragazze siano branissime, un complimento alla stilista, ne ho visto che ha fatto degli abiti eccezionali, e quindi spero che vada avanti così fino alla fine. Sono sicuro che andrà così fino alla fine, e sono sicuro altrettanto che uscirà veramente una miss stupenda. Grazie. Complimenti a tutti e complimenti all'organizzazione. Grazie assessore. Fatemi dire due cose, perché stamattina l'assessore che è stato con noi e ha fatto conoscere alle ragazze e a noi, e io lo consiglio a tutti, di andare a visitare il Castello Savelli di Palombara. Una cosa stupenda, meravigliosa, che molti di noi non conoscono, perché noi siamo abituati ad andare a Sharm el Sheikh o a chissà quale posto, e magari non siamo mai andati a vedere il Castello di Palombara, che sicuramente è da vedere. Andiamo avanti, mi fate sentire anche Liana, Daphne, voglio sentire tutti, un giro veloce. Buonasera Fabio, grazie. Ciao. Perché stare in mezzo alle cose belle è sempre un grande piacere, insomma, belle ragazze. Grazie a te che ci hai onorato della tua presenza, Liana. Ma figurati. So che sei impegnatissima, fai delle cose importanti. Sì, però da oggi sono in vacanza, ho messo, diciamo, a riposo i miei superpoteri, adesso mi riposo. Comunque dicevo, bella serata, belle ragazze, il posto è splendido, insomma, abbiamo già detto, la bellezza salverà il mondo, io ci credo fermamente. Complimenti. Grazie. Daphne di seguito, Filippo, tutti, Buonasera, credo che sia una serata meravigliosa. Le ragazze sono molto belle, grazie a Daphne che le ha abbellite ulteriormente. Anche le cantanti sono straordinarie, musica, gli effervescenti naturali, tutti bravi, anche Paola. Complimenti. Passo la parola. Grazie. Io sono nella giuria. Eccolo Fidelli. Il parere lo do alla fine. Bene, aspettiamo la fine per il giudizio di Fidelli. Che devo dire? È una bellissima serata, mi sto godendo un bellissimo spettacolo. Voglio ringraziare voi che mi avete invitato, tutta l'organizzazione. E devo dire che le ragazze sono molto emozionate, perché giustamente stanno discutendo un titolo per loro importante, e la stanno cavando molto bene. Grazie. Grazie Daphne, veramente un immenso grazie a te. Filippo. Beh, buonasera a te. Buonasera a tutti, grazie a voi, tutti i responsabili. Il padron di Miss Stella del Mare, eccolo. Ricordiamolo. Io li porterei tutte in crociera, purtroppo... Lo so. Soltanto una. Meriterebbero veramente. Meriterebbero sì, bellissime ragazze, bel pubblico, bellissima organizzazione, veramente brava Francesca, brava le altre ragazze, bravissimi gli effervescenti, sono, dopo li voglio sentire un attimo perché ho un'idea con loro. Quindi complimenti a te, complimenti a tutti i responsabili delle terme. Grazie Filippo, ci hai onorato della tua visita, so che avevi anche un piccolo problema familiare, hai fatto un grosso sacrificio a venire da Napoli. E io ti sono veramente grato della tua presenza. Grazie immensamente. Filippo Russo. Dove sta la star? È arrivata? Signori, Paola Delli Colli. Grazie. Sempre del sabato sera, anche se solo venerdì. Grazie, facciamo un applauso, tecnici, fonici, regia. Straordinari. Gian Domenico. Grazie. Grazie.
grazie. Beh, ma questa è un po' la squadra, il gruppo dell'Alberone Eventi. Gian Domenico sta sempre con noi in qualsiasi manifestazione, gli effervescenti stanno sempre con noi. E quindi, insomma, stanno tutti con noi, malgrado mi cambiavo proprio in tempi record, però ho sentito dal backstage la giuria che veramente ha dato dei giudizi ottimi per quanto riguarda l'organizzazione, le ragazze. Bilancio super positivo della serata? It's ok, bene. Grazie, allora, grazie a te Paola, io lo volevo fare alla fine. Grazie no, a te, grazie veramente a Paola te. Paola ci ha onorato voi, della sua presenza, anche lei che è stata veramente gentile, cordiale, stupenda. Via, bellissima. Da ottobre tutti al festival, bellissimo. Tutti a cantare e in questo momento a sfilare. Terza uscita, quella importante, fondamentale, decisiva che ci porterà dritti dritti al verdetto finale. Musica, prima concorrente in gara, costume da bagno. If everybody had an ocean across the USA, stiamo then everybody be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Numero 2, Glizia Rienzi. Numero 5, Shaila Di Giovanni. Michela Martinelli. Everybody, come on. What do they make dreams for?
numero 9, Federica Arduini. Numero 11, Chiara Marinelli. Numero 13, Giusy Martone. Numero 15, Corinne Colli. Numero 17, Alessia Fiore. Roberta Morelli.
the football. Numero 19, Valentina Angelelli. La numero 20, Serena Bertuzzi. Giulia Di Vincenzo. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Sono sola qui. La numero 23, Silvia Luparini. Ed ultima uscita in costume da bagno di Miss Terme del Lazio, quindi la terza uscita, quella che riassume un connubio tra bellezza e fisicità. Più tardi sarà proprio il presidente di giuria a portarci la busta con il verdetto, quindi sapremo tra poco. È un momento proprio di pathos. Ma io, se ho l'ok da Andrea, che non riesco a vederlo perché abbiamo i fari davanti, la votazione già c'è in realtà, è ok? Per cui, ecco, grazie Gian Domenico, sei eccezionale. Grazie, grazie. Gian Domenico, ti ringrazieremo. In questo momento già sappiamo, già sanno chi è la vincitrice, perché i risultati sono arrivati già al computer in tempo reale. Per cui da questo momento i giudici hanno terminato con il loro lavoro. Io vorrei mettere ancora in sovraimpressione, Gian Domenico, il numero, perché voi potete ancora votare la vostra miss. Naturalmente potete dare un solo voto per una sola miss, ma potete votare più miss, ragazzi. Per cui se volete potete continuare a votare mandando sms, faremo anche la miss pubblico. Paola, lasciamo io lo spazio alle effervescenti. Io vorrei anche sì, però fare un applauso al pubblico, perché veramente ha seguito l'intera serata con grande entusiasmo, proprio c'è chi portava le mani, cantava, hanno applaudito tutte le ragazze, veramente un pubblico elegante, composto e molto attento, complimenti a tutti. Veramente complimenti, fatemi un applauso, eh? Chissà quali tormentoni ci faranno ascoltare gli effervescenti naturali. Eccoli!